Ciao a tutte, in questo video vi spiegherò la mia routine giornaliera, cioè il correttore, il fondotinta che uso, le cipre che uso, insomma la base prima di iniziare il trucco occhi. Iniziamo. Prima di tutto, specialmente in estate, è molto importante avere una buona base per il trucco. Ho provato quella della Sephora ed è pessima, non compratela perché non vale i soldi che spenderete. Io al momento uso questa qua. Qui non si riesce a vedere la marca, ma comunque della Yves Saint Laurent. Si chiama Touch Matte, appunto perché rende la pelle, diciamo, crea un effetto matte per chi magari ha la pelle mista come me oppure grassa. Dopodiché aspetto 10 minuti più o meno che il prodotto si asciughi e aderisca alla pelle. Quando mi rendo conto che al tatto comunque è asciutto, non lo sento più così fresco, prendo il mio correttore, questo qua ovviamente indovinate della MAC, questo qua è un colore NC e dovrebbe essere usato, essendo sottotono giallo, dovrebbe essere usato per le imperfezioni di colore rosso, cioè rossori, brufoletti, magari non lo so, un graffietto. Si usa un colore di base gialla, quindi un NC. E per i sott'occhi, quindi qui, si dovrebbe usare un correttore NW. Io in questo momento non ce l'ho perché l'ho finito e quindi uso l'NC un po' per tutto. Quindi questo qua lo uso sia su tutti i vari brufoletti, ai lati del naso per coprire i rossori e nel contorno occhi. Dopodiché passo al fondotinta. Io ho il Studio Sculpt della MAC, questo qui è molto buono. Il mio colore è NW20, credo che sia il più chiaro, se non forse il secondo più chiaro che hanno. È molto buono come fondotinta, è molto molto idratante. Non rende la pelle grassa, io ho la pelle mista, ma non mi crea nessun tipo di effetto olio, no? Effetto lucido, è veramente ottimo, dura anche tanto, io ce l'ho da mesi ed è praticamente ancora nuovo. Lo stendo con il pennello 190 della MAC, questo qua, ovviamente sporco in questo momento, ma ne metto un pochino così sul mio pennello. Giusto un paio di gocce e poi lo stendo avanti e indietro in questo modo qua. Non stendetelo così, altrimenti rovinerete il pennello. Sempre così, così, un po' ai lati del naso, sul naso e sulla fronte. Dopodiché prendo il mio Kabuki della MAC, il numero 182. Questo è il miglior Kabuki che esista al mondo, il miglior Kabuki che ho mai usato. Ho provato quello della Trucco Minerale, ho provato quello della Bonjour, mi sembra che si chiami, ne ho provati tanti, ma questo è senz'altro il migliore. E con questo stendo la mia cipria, in questo caso io uso il Mineralize Skin Finish della MAC. Il colore che uso è light medium, quindi lo passiamo così e poi lo applichiamo così con movimenti circolari, fronte, naso, stendiamo un po' giù, ok? E questo è tutto in sostanza, perché poi il blush lo cambio a seconda del trucco che faccio, quindi questa è la mia foundation routine, diciamo la routine giornaliera. Spero che vi sia stato utile e se avete domande, richieste, scrivetemele nei commenti sotto al video. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale se i miei video vi piacciono e fatemi sapere qual è la vostra foundation routine, cioè che fondotinta usate, se usate il mio fondotinta, se vi trovate bene, qualsiasi cosa fatemelo sapere nei commenti e spero di essere stata utile e un bacione a tutte, ciao!